Amici di Guglielmo TV, ben ritrovati, parliamo di sport, ma in questa puntata parliamo soprattutto di una manifestazione che giunge alla sua 23esima edizione, lo sportivo dell'anno del comprensorio in Gauna. Sono qua a parlarne uno dei fondatori storici, l'architetto Carlo Gaudenti. Ciao. E Antonio Romano, che racconteranno cosa succederà in questa serata che, come ho detto, giunta alla 23esima edizione. Sigla. Allora, grazie di essere con noi. Tanto grazie, vogliamo ricordare che il gruppo è composto anche da Umberto Romeo, dall'avvocato Virgilio Gaeta, da Paolo Cacace, da Alberto Appolito e da Agostino Ceriaro. E da un'altra persona che però, non volendo cantare e portare la croce, non la facciamo nominare. Carlo, 23 edizioni, però c'è sempre il medesimo entusiasmo per questa manifestazione senza tempo ormai. Meno male, no? Meno male. Ma questo è... grazie sicuramente agli innesti che negli anni ci sono stati all'interno dei moschettieri, che hanno portato sempre comunque idee nuove e stimoli nuovi, ma soprattutto grazie anche a tanti sportivi che ci sollecitano a continuare su questo percorso e quindi speriamo di mantenere sempre fresco il messaggio. A meno arrivare alla 25esima edizione. Beh, in realtà questa... ci saremmo già quasi, eh? Se contiamo l'anno di partenza siamo forse anche oltre. Sì, e sì, alcune sì. Ripetizioni che abbiamo fatto e l'anno zero... potremmo... sì. Non lo contingiamo. Con serata Marina Verde saremo già alla 25esima edizione, anche la 26esima. Sì, esatto, sì. Allora, quest'anno i moschettieri sono a distanza con la manifestazione ad Alassio, città prestigiosa, nell'altrettanto prestigiosa cornice di Piazza Partigiani. Sì. È un impegno non differente, Antonio. Sì, è una bella vetrina e penso che sia il posto giusto dove lo sportivo dell'anno debba essere quest'anno. E Alassio è una città che offre, una città che accoglie, e quindi noi saremo lì con entusiasmo, come l'anno scorso, con la 23esima edizione dello sportivo dell'anno. Allora, una serata organizzata in sintonia con l'assessorato allo sport del comune di Alassio, con Roberto Tocchinetti, che è stata una grande campionessa di vela, una sportiva, quindi è stato premiato il papà in una delle prime edizioni dello sportivo. Come si svolgerà questa serata, Carlo? Ci vediamo intanto tutti il 6 luglio in Piazza Partigiani, verso le 20.30, 20.45. E la serata chiaramente è una serata di gara, di premiazioni dello sport, un mix di premiazioni e esibizioni secondo tradizione di questo nostro sport bellissimo e provinciale per quanto si riguarda il livello di scelta delle società e delle sia premiate che di esibizione, quindi questa sponsorizzazione del nostro sport locale, per cui c'è l'alternanza. Iniziamo con un'alternanza di premiazioni e esibizioni, con chiaramente si inizia con i saluti rituali da parte delle autorità, chiaramente. Quello che è importante... L'inno dello sportivo di Riccardo Tavarelli, eh? Sì, che da questi due ultimi anni abbiamo questo piccolo tocco personalizzato, molto personalizzato. Chiaramente dobbiamo ringraziare a parte il CONI, che è sempre il nostro patrocinante principale, il Comune di Alassio, l'amministrazione tutta, nella figura in questo caso della Zucchinetti, e ricordare che la manifestazione anche quest'anno è dedicata a un ente promozionale di assistenzialismo importante come la Croce Rossa, che compie 150 anni. Che quella di Alassio compie un anniversario importante, sì. Allora, andiamo a tamburo battente, visto che il tempo ci tiranno, vediamo sì. Cosa succede a livello di esibizioni, Carlo. Beh, allora, leggo velocemente, sì, così certo. Siamo più rapidi. E come esibizioni che si alterneranno, diciamo, poi alle varie premiazioni, abbiamo con la Elisa Nardi le danze etniche e orientali, poi combattimenti di Alassio con il nostro carissimo maestro De Blasi, che ha risultati anche lui straordinari con i suoi allievi. Il team over calisthenic, che abbiamo già visto in passato, è una figura anche di Luca Ravaschino. E il team mountain bike freestyle, che è, diciamo che è il vecchio originario di Brumotti. Club di Brumotti, sì. E, campione europeo di aquilonismo, Walter Secchi. Benissimo. Spettacolare da vedere. E poi abbiamo in sospeso forse una esibizione particolare, se riusciamo, ma questo lo vedranno poi. L'arte della spada samurai. Premiazioni, allora, sì. Anche tu ha sprombattuto. Premiazioni ha sprombattuto, sì. Abbiamo il team Rivelazione, le ragazze del volley del liceo Giordano Bruno,
campionesse d'Italia. Abbiamo la società Leader, associazione Andorra Bocce promossa in Serie A2, società Elite, idea noto al Venga, società Top, Olimpia Roller Alassio. E poi tra i sportivi principali. Esatto, poi lo sportivo Sport e Cultura, dottor Giovanni Brancato, che è un record man di traversate nuoto anche ecologiche, ormai molto famoso. Sportivo alla carriera, dottor Marco Bruzzone, questo è molto interessante, medico responsabile del settore sanitario della Unione Sportiva Atalanta Bergamo. Sportivo dell'anno, Dulcis in Fundum, Gloria Scarsi, campionessa mondiale di ciclismo. Che ha collezionato tanti liquidi di italiani che non stanno più nella stanza. Sì. Allora, appuntamento il 6 luglio con i moschettieri del CONI, rappresentati qua dall'architetto Carlo Gaudenti e da Antonio Romano, per la 23esima edizione dello Sportivo dell'anno in quel di Alassio dalle ore 21 in piazza Partigiani. Venite numerosi ovviamente. Ti aspettiamo. Ciao. Grazie Carlo, grazie Antonio e noi ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando il vostro mi piace sotto le nostre interviste.